il vero incubo iniziò dopo qualche giorno, quando stranamente iniziai a perdere le gare. Non avevo più voglia di gareggiare. Non avevo più voglia, mi mancavano solo i miei amici. Quella sera andai a letto scosso con i miei pensieri. Mi sdraiai sulla lettiera della mia stalla Ciao, e mi amico mio, addormentai. come va oggi? Possiamo giocare? Sì, dai, che oggi è una bellissima giornata, possiamo giocare quanto vogliamo. Posso, Aviat? Ehi, ciao tesoro, come va oggi? Ragazzi, vi volevo chiedere scusa per quello che ho fatto. Possiamo tornare amici? È stata una stupidata, volevo solo fare una stupidata. Possiamo tornare amici, per favore, mi mancate. Sentilo, poverino lui! Ha un po' di rimorso, avete sentito? Ah, e con queste semplici parole pensi di recuperare tutto il dolore che ci hai fatto? Brutto, stupido. Ah, io che non sopporto nessun traditore dovrei Ma poverino, ah, poverino, guardalo, piange. È il mio migliore amico, mi hai fatto veramente molto, molto male. Sai, anche io sarei tornato tuo amico molto volentieri, ma dopo quello che mi hai fatto mi sa che non potrò perdonare. Sono fatta così, lo sai. E Jainaria dov'è? Volevo chiedere scusa anche a lei. Ah, povero illuso, guarda, è laggiù, sta arrivando. Jai? Guarda Spitfire, c'è uno che ti assomiglia. Cambia solo il colore del mantello. Si può dire che tu dovresti essere il suo fantasma, più o meno. Jai, 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 aspetta! Ti voglio chiedere scusa! Jai, Jai, aspetta! Tu cosa? Mi vorresti chiedere scusa? Spit, lo senti? Mi vuole chiedere scusa dopo quello che mi ha fatto? Ah. Aviat, sei messo piuttosto male, lo sai? Ormai sei arrivato tardi, adesso Spit, mi sono rifatta una vita con lui. Ecco, potevo avere una vita con te e invece tu praticamente mi hai buttato via. Affari tuoi, ora ne paghi le conseguenze. Ciao, ciao! Jai, Jai, ascoltami! Tu sei la mia vita! Lo sei sempre stata, fermati! Anche tu lo eri, lo sai, Aviat. Ma dopo quello che hai fatto, beh, adesso direi che è spitta la mia vita. Dai, andiamo, su. Jai, aspetta! Oh, perché non riesco a muovermi? Jai, aspettami! Fermati, Jai, ascoltami! Per favore, ascoltami un secondo, Jai! Jai! Ah! Possibile che non riesco a muovermi, non riesco a correre, non riesco a camminare. Possibile mai? Dai, perdente, dai che ce la fai. Datti da fare, muoviti. Jai, aspettami. Jai! Jai! Solo un sogno, era un incubo. Lo dovevo fare. Quell'incubo me l'aveva detto chiaramente. Dovevo tentare, dovevo provarci. Il mio aiuto non me l'aveva dato tantissimo, nessuno mi aveva tantissimo aiutato. Ma sapevo bene che Altair diceva sempre che il modo migliore per insegnare ai giovani è raccontargli una storia, perché colpiscono più nel profondo. Io non avevo nessuno per farmela raccontare, e a quanto pare quell'incubo mi aveva un po' riraccontato la mia storia fino a quel momento. E fu quello che mi aiutò. Decisi, dovevo tentare, ora o mai più, dovevo farcela. Sapevo che dovevo cominciare da Ulisse. Me lo diceva lui guardandomi tutti i giorni in box. Era l'unico che osava guardarmi. C'era rimasto troppo male e anch'io c'ero rimasto male a fargli del male. Guardandomi è come se mi diceva: Aviat, per favore, ripensici, ripensaci. Ma anche a tutti qua. E quindi sapevo che lui, con lui non avrei avuto problemi, né a riprendere la sua amicizia in un secondo.
meno del tempo in cui l'avevo distrutta. E soprattutto mi avrebbe aiutato a riprendere anche gli altri miei amici. Come Artax, il più incorruttibile. Ciao, Ulisse. Ascolta, volevo dirti una cosa. Oh, Aviate, dimmi già quello che penso. Dimmi già quello che sto pensando. Una vaga speranza forse si è avverata. Ecco, io ti volevo chiedere scusa per quello che vi ho fatto. Sono stato uno stupido, lo so, ormai il danno è fatto. Devo cercare di rimediare. E volevo riprendere tutti i miei amici. Ma lo so che tu... Ecco, tu... Oh, Aviato, lo sapevo che ci avresti ripensato. Oh, amico mio, meno male che sei tornato, mi sei mancato tantissimo. No, Ulisse, sei sempre stato così tenero con tutti. Tutti così gentili. Tutti così gentili con me. Io sono stato uno stupido a trattarvi così male. Dovrò sempre scegliere la gentilezza prima o poi. Da tutte le parti del mondo devo sempre scegliere la gentilezza prima di tutto. E voi me l'avete insegnato. Grazie, ragazzi. Io sono sempre stato tuo amico, ho sempre fatto finta di esserlo, anche se in realtà non lo ero più. Non ti preoccupare, Aviat, adesso vado a parlare con Artax, così poi ti ci faccio parlare. Vado. Che succede, Ulisse? Questo qui ha cambiato idea? Ecco, sì, Artax, ascoltami, mi sono pentito tantissimo di quello che ho detto, non avrei mai dovuto dirlo. Volevo addirittura inventare che era uno scherzo, ma... Ah, io non voglio più gareggiare. Mi ha rovinato la vita. Ormai tanto non vinco più neanche nessuna gara. Quindi è inutile continuare a gareggiare. Mi sono rovinato la vita, capite? Ora ho capito cosa veramente conta. È inutile gareggiare, non serve a niente. È solo un passatempo degli umani. Devo fare ciò che veramente conta per me e per noi. Cioè riprendere la vostra amicizia. Strano che non vinci più, lo sai, Aviat. Evidentemente hai riflettuto su quello che hai fatto e ti ha fatto molto, molto bene. Sono contento di questo. Di cosa? Che non vinco più? No, che hai riflettuto, è strano da parte tua, sai? Quindi adesso cosa vorresti fare? Beh, chiedervi scusa e tornare amici come prima. Se è possibile, Artax, so come sei. Forse potremmo diventare amici anche più forti di prima, perché dopo le difficoltà una vera squadra si riconosce sempre e torna più forte di prima, più unita di prima. Quindi sì. Se vuoi, per la prima volta nella mia vita, come tu hai imparato a riflettere e a pentirti, io sono pronto ad accettare delle sfide. Non ci posso credere che è stato così semplice recuperarvi tutti, ragazzi. Com'è stato possibile? Io... Non lo so, pensavo che fosse impossibile. Perché stai piangendo, Aria, e sono le prime lacrime vere che vediamo qui dai tuoi occhi. Ci ha fatto effetto, vero Ulisse? Sì, in effetti sì. Ecco, è per questo che... Insomma, noi siamo sempre stati tuoi amici. Sapevamo che era un brutto capriccio, conosciamo il tuo carattere, e quindi niente, sapevamo che prima o poi saresti tornato. Cioè, lui pensava così, io no, è lui che me l'ha messo in testa, capite?